La quarta edizione del Suzuki Nine Nights ha preso il via a Livigno. Da quasi un anno gli skier più forti al mondo attendono la chiamata di Niko Zacek, organizzatore ufficiale dell'evento, per poter prendere parte a questo emozionante contest. Sulla pista sponda nella schiare a Mottolino, il duro lavoro della crew di Schneestern e dei gattisti ha trasformato 75.000 metri cubi di neve in uno spettacolare castello. La struttura è composta da un enorme jump centrale con un gap di 18 metri e un landing infinito. Due gigantesche spine accompagnano il kicker centrale e, se utilizzate, lanciano i freeskier così in alto da ritrovarsi in un'altra dimensione. Se si decide invece di attraversare gli archi ed entrare nel castello, i freeskier si ritrovano davanti a due quarterpipe della verticalità spaventosa, con un gap in cui è stato pure costruito un balcone. Infine, scelta la via del quarterpipe, i cavalieri chiudono la loro run scegliendo tra un flat down, flat rail o un down rail stair set. La lista dei free skier presenti è notevole. Tom Wallish, medaglia d'oro degli X Games di Aspen ed argento agli X Games in Europa. Gus Kenworthy, attuale leader dell'AFP World Tour e vincitore del John Olson Invitational. Jossie Wells, plurivincitore di numerose medaglie agli X Games. Russ Henshaw e il nostro local Raffaele Cusini del team Smith Optics. Un programma di attività del tutto particolare, reso difficoltoso dalle condizioni atmosferiche di questi giorni, non ha fermato i rider dal dare il meglio di sé. Evoluzioni pazzesche e nuovi trick chiusi alla perfezione sono stati la gioia dei fotografi presenti, che hanno potuto immortalare scatti dell'evento più suggestivo nel mondo del freestyle. In palio non c'è alcun montepremi, ma il prestigioso titolo di cavaliere con cui verrà incoronato il miglior rider nel contest di sabato 14 aprile. Per rivivere tutti i momenti migliori di questo evento, visitate il sito ninenightski.com. Alla prossima!